Era un po' che non giravo un libri letti veramente e finalmente adesso ho accumulato abbastanza libri per farne uno. Non faccio io i wrap up mensili e quindi quando accumulo un po' di libri ve ne parlo. Se siete nuovi sul canale e volete sapere cosa sono i libri letti veramente, ve lo spiego alla fine del video, spero di ricordarmene, e così non perdo tempo inizialmente per chi invece è qui già da molto tempo e conosce la ragione del titolo. I libri di cui vi devo parlare sono questi più un ebook e parto subito con un libro che sostava nella mia libreria da secoli, perché anche dicembre è stato già un mese dell'anarchia. Sto parlando di Peyton Place, che non avete visto nel mio programma di letture di dicembre, che era stata l'ultima TBR che ho fatto e che per adesso per un po' non vedrete più dei video TBR. È successo questo. A dicembre sia Alice Cava che Selvaggia Sostegni hanno letto Uccelli di Rovo e hanno parlato di una riabilitazione di un romanzo che era stato reso noto soprattutto da uno sceneggiato dei tempi andati, di quando noi eravamo giovani o bambini, e che però in realtà aveva dietro un libro molto più valido rispetto a quello che è il sentire comune. Io Uccelli di Rovo non ce l'ho, però mi è venuto in mente che io avevo in casa un romanzo che ha delle caratteristiche simili, non dal punto di vista proprio del contenuto, ma dal fatto che è stato reso famoso da uno sceneggiato pruriginoso. E quindi, siccome ne avevo sentito parlare bene nella community di Goodreads, ho pensato di tirarlo fuori e di dargli una chance. E questo libro ce l'ho in casa da 6-7 anni e aspettavo il suo momento. Finalmente il momento è arrivato, quindi scopro che posso fare shopping nella mia libreria dei libri non letti con grande soddisfazione. Vorrei leggervi l'incipit di questo romanzo perché mi ha stupita soprattutto per la scrittura. Poi passiamo ai contenuti e al perché secondo me è un libro che merita più di quello che le persone si aspetterebbero. L'estate indiana è come una donna, morbida, calda, appassionata ma incostante. Va e viene come quando le pare e nessuno sa se arriverà davvero né per quanto si tratterrà. Nel New England settentrionale l'estate indiana tarda un po' con l'avanzare dell'inverno e porta con sé l'ultimo tepore dell'anno. È una stagione che non esiste e che vive fino al sopraggiungere dell'inverno con la sua corte di ghiaccio, gli alberi spogli di brina. I vecchi, ai quali i venti rigidi hanno succhiato la giovinezza, sanno che l'estate indiana è un inganno e che la si deve accogliere con sospetto e cinismo. Ma i giovani l'attendono con ansia, scrutano il cielo grigio d'autunno alla ricerca di un segno che ne annunci l'arrivo. E a volte i vecchi, pur conoscendo la verità, aspettano insieme ai giovani, con gli stanchi occhi invernali rivolti al cielo, e cercano le prime tracce dell'ingannevole dolcezza. Ora ditemi voi se vi aspettavate un incipit così da un romanzo chiacchierato per essere un romanzo pruriginoso. Ed è vero che racconta un sacco di storie, di segreti, di famiglie che non sono così rosee come sembrano e che le persone non si comportano bene all'interno di questo romanzo. Però la sua forza è che è anche scritto in maniera straordinaria e presenta dei personaggi realistici e stupendi. Ora che sapete di che scrittura stiamo parlando, vi domanderete: sì, ma di cosa si tratta esattamente? Perché ha avuto molta notorietà, soprattutto appunto per lo sceneggiato, il film, ma stiamo parlando veramente di produzioni altro che del secolo scorso e quindi magari molti di voi non lo hanno nemmeno mai sentito nominare. Peyton Place è una cittadina immaginaria del New England in cui vivono tutta una serie di famiglie che dietro la facciata di una rispettabilità nascondono una serie di segreti. C'è una protagonista piena di sogni, abbastanza diversa dalla media delle persone che vivono a Peyton Place, che desidera andarsene, desidera raggiungere i suoi obiettivi nella vita, vuole scrivere e quindi
è lei un po' quella su cui sono puntati i riflettori della storia, ma in realtà i protagonisti sono tanti. C'è la sua migliore amica che vive in una parte molto disagiata della cittadina, in una baracca dove vive con la madre che fa le pulizie, il padre sempre alcolizzato e che poi cerca di insidiarla, il fratellino più piccolo, hanno delle pecore che stanno un po' fuori casa, che sono quelle con cui in qualche modo sbarcano il lunario. Ci sono un'altra serie di persone di uomini che si ubriacano sempre. C'è il fidanzato della sua amica che viene da una coppia che si credono tanto rispettabili, ma in realtà lei per ottenere i soldi aveva prima sposato un altro uomo. Insomma, ci sono tantissimi segreti e anche non segreti, cioè storie che tutti sanno e che fanno finta di non sapere, per cui ci sono diversissimi personaggi e nessuno di loro è un personaggio lindo e specchiato e che non ha niente da nascondere. Anche le figure migliori della città, che sono il medico e il giornalista, alla fine anche loro finiscono per fare qualcosa di contrario ai loro principi. Non voglio dirvi di più perché ogni volta che si gira pagina a Peyton Place succede qualcosa di inaspettato. Tant'è che questo libro io l'ho letto anche come libro del mese per Goodreads, in cui il tema che era stato lanciato da me era "Non è come sembra", perché davanti appunto a queste facciate di casette linde, ben tenute e borghesi si nascondono tutta una serie di segreti di cui alcuni potrebbero anche essere ai giorni nostri magari abbastanza considerati. Tenete presente che siamo tra gli anni 30 e gli anni 40, fine anni 30, inizio anni 40. Alcuni di questi magari non sembrano più delle cose così sconvolgenti. Non so, tipo c'è quella che prima di sposarsi ha avuto altri rapporti, oppure invece ci sono delle cose che anche oggi ci mettono a disagio, dei rapporti morbosi, vicini guardoni, insomma cose assolutamente che anche al giorno d'oggi insomma non sarebbero poi così sorpassabili. Appunto, la scrittura ve l'ho detta, un'altra delle forze di questo romanzo secondo me sono i personaggi, cioè i personaggi principali escono davvero dalla pagina con credibilità, sono dei personaggi che evolvono ed evolvono in maniera coerente, quindi davvero, oltre alla nomea di questo romanzo, che appunto è quella nomea pruriginosa di segreti, di peccati, c'è davvero un romanzo ben scritto con dei personaggi interessanti, credibili e delle dinamiche che vale la pena di conoscere meglio. Vi mostro com'è dentro. È un Einaudi vecchio, io ce l'ho appunto come vi dicevo, forse dal 2014, che però purtroppo non si trova più. Quindi lo trovate forse all'usato o in biblioteca. Se lo trovate, ve lo straconsiglio. Io lo avevo appunto preso al libraccio già allora nel 2014 a 6,25 euro e vi posso assicurare che li vale tutti. Dopo questo romanzo mi sono buttata su qualcosa che fosse di puro intrattenimento. È vero che anche questo mi ha intrattenuta parecchio, non posso dire che sia il capolavoro della letteratura che vi cambia la vita, vi fa pensare e il caposaldo, però per quanto sia un romanzo di intrattenimento è sicuramente meglio di quanto uno si possa aspettare conoscendo quello che ne è stato tratto. Ma volevo leggere qualcosa che mi portasse un po' fuori dalla routine quotidiana. Quindi ho pensato di ricorrere al mio solito Fido Robecchi con Flora, che è il punto dove io sono arrivata adesso con la serie di Carlo Monterossi. Devo dire purtroppo che Flora, rispetto ai romanzi precedenti, per me è stata una grossa delusione. La trama fondamentalmente è questa: Flora De Pisis, che è, per chi non conosce bene la serie, è una conduttrice televisiva che conduce un programma che si chiama Crazy Love, che è un programma di televisione trash in cui lei porta le persone in televisione a raccontare delle storie personali abbastanza truculente o comunque delle storie un po' pruriginose con delle particolari, un po' dei dettagli intimi, così un po' da guardoni, ma anche che si è buttata in quel momento sulle cose di cronaca nera, quindi più ci sono delitti sanguinosi e più lei ci sguazza. Quindi abbiamo capito che tipo di conduttrice è. Lei viene rapita da un piccolissimo gruppo di persone che si infilano in casa sua, la portano via
e la tengono prigioniera. Chiedono sì dei soldi, ma chiedono anche di trasmettere in tutte le televisioni nazionali un messaggio di un'ora al sabato senza pubblicità, per poi liberarla. Su questa storia è innestata anche la storia di un poeta francese realmente esistito, un poeta esistenziale surrealista, mi sembra, di cui ci sono poi tutta una serie di poesie nel romanzo, e che questo comando di rapitori vuole un po' far uscire dall'anonimato in cui è caduto, perché ormai non lo conosce più nessuno. È un poeta che ha avuto una vita sregolatissima, che è morto in un campo di concentramento, e appunto il loro obiettivo è un po' farlo conoscere al grande pubblico con l'utilizzo di Flora de Pisis. Il romanzo è noiosissimo, spazia un po' tra la vita del poeta, che come vi dicevo è un poeta realmente esistito, e le poesie che ci sono all'interno di Flora sono proprio molto belle, però è un romanzo completamente privo di tensione. Insomma, c'è Flora che fa i capricci, ci sono le chiacchiere con queste persone che l'hanno rapita, c'è Carlo Monterossi che stappa il suo whisky, insomma in più c'è pieno anche di dettagli su marche di whisky, sulla ragosta che c'è dentro il frigo. Insomma, questo sfoggio di ricchezza, secondo me, inutile ai fini del romanzo, che ho trovato francamente noioso. La trama, appunto, prende avvio soltanto verso la fine, cioè a un quarto dalla fine, più o meno, forse anche un po' di più. Lì comincia a esserci un po' di pathos, ma altrimenti, cioè se ci arrivate, perché altrimenti ero abbastanza anche quasi tentata di abbandonarlo, proprio perché non c'era nessun interesse a proseguire l'indagine così. Sì, certo, tutti la cercano Flora, però il lettore sa subito dov'è, quindi non ha nessuna curiosità nell'indagine, nel tentativo di scoprire. E in più un'altra grossa fetta del romanzo è occupata dalle reazioni dei giornali, dei social, dei filosofi, tutti quelli che straparlano del rapimento, e ognuno trae le sue conclusioni, quindi noia all'ennesima potenza. È un peccato, spero che il romanzo successivo migliori, perché questo proprio secondo me non ha funzionato, e mi spiace dirlo perché la serie di Monterossi è proprio uno dei miei porti sicuri della narrativa italiana di intrattenimento. Veniamo invece ad un romanzo sempre di narrativa italiana di intrattenimento, che per me è stata una piacevole sorpresa per diverse ragioni. Voi forse vi ricorderete, chi ha visto il video, che nel precedente Libri Letti Veramente io avevo parlato di un romanzo vecchio di Eugenio Tornaghi, e avevo detto nel video che era uscito quello nuovo, ma che io aspettavo che ci fosse l'edizione in ebook per acquistarlo, perché appunto sono piena di libri in casa, eccetera eccetera, ed ero dispiaciuta che non ci fosse l'ebook. Cosa è successo? Che Tornaghi ha trovato il mio video, probabilmente è stato indicizzato da Google o non so cosa, e mi ha contattata su Facebook per dirmi che avrebbe usato il mio video per convincere l'editore a fare l'edizione in ebook, e che se mi faceva piacere mi avrebbe mandato una copia in PDF. Ora, a me ha fatto piacerissimo, perché io di Tornaghi ho letto quasi tutto, mi manca ormai soltanto Il debito dell'ingegnere, e lo trovo un giallista poco conosciuto, ma secondo me molto valido. È stata una conversazione molto piacevole. Alla fine, siccome io appunto in PDF gli ho detto faccio fatica, lui mi ha detto beh, facciamo così, scrivo all'editore di mandarti una copia cartacea, ed eccola qua. Quando mi è arrivata, ovviamente l'ho letta subito, l'ho letta in 2 giorni, stiamo parlando di lunedì prossimo, e devo dire, aspettate che vi faccio vedere come impagina Laurana, che tutto sommato l'ho letto anche la sera con la lucetta piccolina che ho sul comodino, senza fare nessuna fatica. Ed è una storia dei nostri giorni, secondo me, che fotografa bene certe dinamiche dell'Italia contemporanea. La storia in soldoni è questa: un operaio perde il lavoro perché la fabbrica fa fatica a pagare i fornitori, eccetera eccetera, quindi sono in difficoltà economiche, cominciano a tagliare il personale, lui perde il lavoro e cerca di vendicarsi, quindi porta un gruppo di persone a rubare il rame all'interno della fabbrica, il rame non c'è, gli altri malviventi se ne vanno, lui prova a cercare di vedere se trova qualcosa, quello che trova è il suo ex datore di lavoro con 2 impiegati di banca che stanno discutendo nell'ufficio a proposito di un prestito, e li prende in ostaggio. Questa cosa prende un grande piede sulla televisione, quindi
Quello che noi vediamo tantissimo, al di là di questo rapimento, che è il rapimento di uno che neanche se lo aspettava, un uomo mezzo sgarrupato, che non ha niente da chiedere alla vita, che è riuscito lì quasi per caso. Come anche nell'altro romanzo di cui vi avevo parlato, ci sono una serie di coincidenze che fanno arrivare alla situazione che poi è la protagonista del romanzo. Le televisioni si precipitano lì in questa fabbrica, in una zona un po' scalcagnata di Milano, ma anche tutta la polizia, tra cui il commissario Libero Cattaneo, che è il personaggio delle sue serie, che era già lì per un'altra ragione. Lui stava facendo un altro tipo di indagine, vede qualcosa di strano, si precipita sul posto, poi comincia ad arrivare di tutto, compresi i NOS, per cercare di liberare l'imprenditore e le altre persone in ostaggio, che praticamente nessuno sa che ci sono anche lì due impiegati di banca. Si scoprirà soltanto molto avanti. Però nel frattempo le televisioni prendono posizioni diverse, cioè chi sta con l'imprenditore perché appunto gli imprenditori strozzati dalla crisi economica, cioè chi sta con l'operaio rapitore che è stato costretto a fare questo gesto insano perché era disperato e non sapeva più come sbarcare il lunario e arrivare a fine mese. E ognuno tira acqua al suo mulino, non so, per esempio ci sono quelli che vanno a cercare l'ex moglie dell'operaio per far vedere che lui era un poco di buono, ci sono altri che invece scavano nella vita dell'imprenditore per far vedere che anche lui effettivamente non era questo stinco di santo. Insomma, proprio c'è questa spettacolarizzazione della situazione e di come le televisioni cerchino di portare ognuno la loro verità, ma che non è mai a beneficio della verità o comunque di chi li sta guardando, ma ha sempre dietro dei tornaconti personali che è molto divertente scoprire, fino a che di volta in volta, girando pagina e girando pagina, si scoprono tutta una serie di verità, perché anche questo è uno di quei romanzi che non è come sembra. Anche qui c'è una piccola importante parte dedicata al ruolo delle banche all'interno della società, che è una cosa caratteristica tipica dei romanzi di Tornaghi. Tutti quelli che io ho letto più o meno analizzano un po' la situazione con una banca che ha un ruolo importante all'interno della storia, e anche qui, anche se il ruolo è piccolo, non è da trascurare. Mi ci sono divertita molto perché lui è anche molto spiritoso nel raccontare tutte le dinamiche e vede i suoi personaggi, insomma, anche un po' come delle macchiette di loro stessi, che fanno le cose loro malgrado, non sono mai degli eroi, nemmeno il commissario che poi alla fine riesce a venire a capo della situazione e a scoprire tutto quanto, non è un eroe, è una persona comune, è una persona che mentre sta indagando su un caso con un imprenditore rapito, la moglie gli telefona perché la bambina piange tutta la notte e lei non sa più cosa fare, e quindi anche lì vediamo questo personaggio che potrebbe essere l'eroe della storia, ma che alla fine è umanissimo e anche lui si trova in serie difficoltà più quasi familiari che non invece di una situazione così potenzialmente pericolosa, perché il rapitore è pure armato, anche lì suo malgrado, ma lo scoprirete se lo leggerete. Mi spiace che non sia un autore così noto come tanti altri che hanno avuto fortuna, un po' per la casa editrice, un po' perché sono stati notati dalle televisioni e quindi è stata fatta una serie televisiva, però secondo me i romanzi di Tornaghi meritano tutti di essere scoperti, letti, ovviamente da un punto di vista di intrattenimento. Questo, ancora più di questo, non è il romanzo che vi cambia la vita, e però se cercate un modo per divertirvi, vi piacciono i gialli, i misteri e storie di questo genere in cui la realtà che vi viene mostrata non è la vera verità e la scoprirete piano piano andando avanti, girando le pagine, con un italiano semplice ma curato, perché appunto è un italiano alla portata di tutti, però non è sciatto, non è lasciato al caso. Io ve li super consiglio. Il mio preferito resta ancora sempre La pesca dello spada, che è di molto precedente a questo, credo che sia forse del 2015, però tutto sommato, se volete partire dagli inizi di Libero Cattaneo, vi consiglio il romanzo Mara da Gal. Ve lo scrivo da qualche parte perché non sono neanche sicurissima di aver accentato giusto e di aver messo tutte le consonanti e le vocali dove devono stare, che invece parla un po' della lottizzazione della Brianza, e anche quello molto interessante e molto divertente. È la prima indagine di Libero Cattaneo,
Poi c'è questa che è la seconda indagine, La pesca dello spada, da un punto di vista cronologico viene dopo, ma è stato scritto prima. Spero di essermi spiegata in modo non troppo astruso. Altro romanzo che avete già visto, perché è stato il mio romanzo ponte dal 2022 al 2023, questo romanzo sottile, Gli anni invisibili di Rodrigo Hasbun, che parla delle illusioni perdute della giovinezza. Abbiamo qui un gruppo di ragazzi molto giovani che sono all'ultimo anno delle superiori, e la loro ultima settimana di scuola, poi ci sarà una grande festa e ad alcuni di loro capitano delle cose particolari che li segneranno per tutta la vita. C'è una ragazza incinta che decide di abortire e c'è un ragazzo che si innamora della sua professoressa di inglese. Loro due sono i punti cardine di questa storia molto breve. Poi la ragazza la rivedremo dopo molti anni che incontrerà in America, perché qui siamo in Bolivia, un caro amico di quel ragazzo che si era innamorato della professoressa d'inglese. Quindi il romanzo si svolge su due archi temporali, la loro giovinezza e poi l'età adulta, poi di nuovo la giovinezza e l'età adulta. Insomma, noi vediamo che cosa è successo in quella settimana che ha loro cambiato la vita. È un romanzo tutto sommato niente male, che però io ho purtroppo un po' bistrattato, perché ho letto a spizzichi e bocconi, anche se in realtà si presta anche a essere letto in un'unica sessione. Sur ve l'ho mostrata tante volte e in pagina in maniera molto facile da leggere. È una bella scrittura semplice, con delle riflessioni anche a volte commoventi e interessanti sul fatto appunto che la giovinezza non torna più e ci fa illudere di cose che poi non sono vere. Tant'è che infatti il ragazzo della storia, lui dice che si aspetta di entrare in questo futuro luminoso in cui lui sarà un regista famoso, perché il film, girare eccetera sono la sua passione, lui gira sempre con la sua videocamera in mano, però poi la vita gli riserverà tutt'altro. Forse il film della sua vita ha appena cambiato genere senza che nessuno gli abbia chiesto la sua opinione, ed è un po' così che i film che noi ci facciamo della nostra vita alla fine cambiano genere e non sono quei sogni, e non sono questa realizzazione dei sogni che speravamo quando eravamo molto giovani. Ultimo romanzo, grande applauso per me, che vi ho mostrato questo testo in lungo e in largo, in tutte le sfide di lettura, finalmente letto Potete perdonarla di Anthony Trollope, che vi mostro subito com'è impaginato dentro e vi assicuro che non è una passeggiata. Per fortuna io avevo trovato anche in super sconto l'ebook e quindi l'ho letto prevalentemente in ebook, anche perché vi devo dire che questo comodino non è comodissimo da tenere in mano, scusate il pasticcio di parole. Ringrazio qui Annalisa Frosinini che l'ha letto insieme a me e che spero mi accompagnerà per tante altre letture nel corso del 2023 e anche oltre. L'abbiamo letto come primo romanzo di gennaio. Ed è una storia anche molto divertente, ma forse anche esageratamente lunga, che racconta di una giovane donna fidanzata con l'uomo perfetto praticamente, ma dal quale lei sente di non avere tutto, perché forse lui è sì l'uomo perfetto, ma un po' troppo pacato, un po' troppo tranquillo, che fa la sua vita serena nei suoi possedimenti, che non chiede di più dalla vita, che non ha grosse ambizioni. Lui l'unica cosa che desidera è sposare lei, stare tranquilli nella loro tenuta e neanche tanta vita mondana. Lui è sì un bell'uomo, è intelligente, gentile, generoso e tutto, però diciamo che è un po' noioso, e quindi lei ad un certo punto decide che non è più l'uomo della sua vita e che rompe il fidanzamento. Questo anche un po' portata dai magheggi di suo cugino e di sua cugina. Lei col cugino era stata fidanzata da giovane, da giovanissima, poi lui si era rivelato non tanto affidabile, quindi anche lì il fidanzamento era stato rotto. E quindi vediamo questa giovane donna vittoriana che fa delle scelte un po' controcorrente rispetto alle altre donne che vivevano la stessa epoca, cioè prende e lascia fidanzati come quasi una donna dei nostri tempi. Da lì scaturiranno tutta una serie di situazioni che non vi anticipo, con una folla di personaggi spassosissimi con i quali noi ci siamo moltissimo divertiti, tra cui una zia vedova molto ricca che si destreggia tra i suoi pretendenti in maniera molto molto comica.
E anche i pretendenti non scherzano quanto a comicità, ma è davvero pieno di personaggi molto divertenti. C'è un'amica della protagonista Alice che si è sposata a suo malgrado e quindi è infelice e non fa altro che fare battutine, ma anche lei si infila in una serie di situazioni poco raccomandabili. Poi che c'è l'ex fidanzato che la va a cercare per fuggire insieme, e anche lui è un personaggio dal cuore d'oro ma pasticcione. La zia intrigante, un'altra zia che cerca di agevolare la fuga della coppia. Insomma, i personaggi sono tantissimi, spassosissimi e succedono davvero un sacco di cose. Credo che si potesse sforbiciare qua e là. Capisco anche che Trollope un po' ci si è divertito. C'è una scena di caccia alla volpe che è completamente inutile al fin del romanzo, ma che si capisce che Trollope si è divertito tantissimo a scriverla e a dileggiare i suoi personaggi. Per cui un po' dopo che si è ingranato, direi dopo le prime 80 pagine, 100 pagine, lì si parte con l'avvio e davvero ci si diverte talmente tanto. Io l'ho letto in 10 giorni, che per essere un romanzo da oltre 1000 pagine, tutto sommato non è male. Anche perché, cioè, voi lo sapete, se mi seguite su Instagram, io ero in viaggio, per cui nei giorni in cui ho viaggiato ho letto veramente poco. Ma poi, quando ho finalmente preso l'abbrivio, mi piaceva così tanto stare in mezzo a questi personaggi che non l'ho più mollato fino alla fine. Quindi, tutto sommato, se vi capita in mano questo libro, se lo trovate in biblioteca, poi penso che si trovi anche in libreria, però insomma è un romanzo vittoriano di intrattenimento, perché è proprio chiaro che non ha neanche questo spirito sociale che invece hanno i romanzi di Dickens, in cui si succedono tantissime cose, ma c'è anche la denuncia sociale. Qui di denuncia sociale non ce n'è, sono tutti più o meno ricchi e vivono un po' del loro, chi è anche meno ricco della situazione. Comunque non sta morendo di fame, e però magari mostra anche delle altre cose che però lo fa in maniera secondo me un po' più noiosa rispetto a Dickens. Per esempio, il cugino di cui vi parlavo prima, lui vuole fare fortuna in politica e quindi Trollope si mette a raccontare al lettore come facevano le elezioni all'epoca e quindi tutti i soldi che lui deve spendere per mettere i manifesti, portare dalla sua parte i proprietari delle locande, fare i comizi, e quindi ti mostra come fare politica all'epoca fosse appannaggio solo dei ricchi, perché anche se formalmente tutti ci potevano provare, era un'attività talmente costosa che in realtà soltanto chi aveva un proprio patrimonio ci si poteva arrischiare. E insomma, un po' così ci mostra tutta una serie di situazioni, anche i discorsi del Parlamento e così. Quindi ci sono delle parti farraginose e molto noiose in cui lui cerca di spiegare ai suoi lettori del tempo come le cose funzionavano per davvero. Però quelle parti lì sono, per quanto il tentativo di essere divertente resti sempre, sono un po' didascaliche e si potevano forse sforbiciare un po', per non appesantire un romanzo già di per sé parecchio corposo. Comunque, super contenta di averlo letto. Ringrazio ancora Annalisa per avermi fatto compagnia in questa lettura in cui entrambe ci siamo molto divertite. Questi sono tutti gli ultimi romanzi che ho veramente letto e se siete ancora qui e non mi conoscete da tanto tempo, vi spiego perché ho sempre parlato di libri letti veramente. Quando avevo appena aperto il canale, quindi diversi anni fa, ero andata alla presentazione di un libro in una piccola libreria. Alla fine della presentazione, alcune signore si erano avvicinate alla libraia per ringraziarla di aver consigliato quel libro a loro perché a loro era molto piaciuto e loro dicevano: "Ah, io ormai mi fido soltanto di te che mi hai sempre consigliato dei libri belli, io non mi fido più delle recensioni che leggo sui giornali e non mi fido nemmeno di chi parla di libri su internet, io mi fido solo di chi i libri li legge veramente." Io ero seduta dietro a queste signore e devo dire che ridevo parecchio sotto i baffi. E quindi da quell'aneddoto è nata questa storia dei libri letti veramente. Quindi io vi saluto qui con i miei libri letti veramente. Raccontatemi voi se avete letto qualcuno di questi libri, che cosa ne avete pensato, quali sono gli ultimi libri che voi avete letto veramente. Noi ci rivediamo giovedì e nel frattempo buona lettura a tutti!